dopo eccoci qua, vediamo insieme le interviste, perché poi naturalmente tiriamo un po' le fila di tutto il discorso con il nostro ospite. Rita Turati, segretario generale regionale SPI CGIL del Veneto. Lo SPI sempre attivo in prima linea in queste iniziative contro la mafia, anche nei campi. Ma quale valenza ha questa iniziativa e quindi anche il rapporto con le nuove generazioni? Questo è un punto assolutamente fondamentale, direi quasi nel nostro DNA come azione politica, culturale che stiamo facendo, in particolare nel Veneto, ma questo è un programma di carattere nazionale, perché noi andiamo a lavorare e proponiamo un percorso che mette in valore e restituisca alla collettività un bene che prima c'era sottratto perché era un bene mafioso, e quindi lo mettiamo a disposizione appunto di questa collettività, e lì non solo lavoriamo e insegniamo ai ragazzi, diciamo così, lavori manuali, no? dalla cucina, per dire, fare il pane, imparare a fare i sughi, roba di questo genere, al lavoro nei campi, laddove lo spazio fisico della campagna c'è, perché noi insegniamo anche queste cose, ma la cosa importante che viene fuori è questo rapporto intergenerazionale, il racconto che gli anziani fanno della loro esperienza, perché non è solo che li facciamo, diciamo così, al mattino si fa attività manuale e il pomeriggio si fa attività di carattere culturale, di approfondimento, e questi pomeriggi vengono utilizzati per fare delle lezioni su che cos'è la mafia, su quello che sta succedendo, sulle leggi di carattere nazionale, ma anche per approfondire le relazioni fra le diverse generazioni, perché in fondo la legalità cos'è? È il rispetto delle regole, no? È come dire, insegnare anche a vivere nel quotidiano nel rispetto delle regole, non ci sono solo, diciamo così, le leggi che ti mandano in galera se rubi, eccetera, ma educare alla legalità, per noi almeno, questo è il progetto che muove, diciamo, la linea che muove il progetto nazionale. Dice appunto che è anche attraverso le azioni quotidiane che tu puoi, insomma, costruire un cittadino del domani che, insomma, sia rispettoso appunto anche delle libertà degli altri, attraverso il rispetto delle regole, appunto. Tanti centinaia di giovani coinvolti, e un altro aspetto molto importante è che sono beni sottratti alle mafie, quindi un utilizzo, una valenza, un recupero, ma anche un coinvolgimento di tantissime persone che altrimenti questa esperienza non potrebbero farla. No, tant'è che queste cose noi le stiamo facendo con un accordo di collaborazione con Libera, per esempio a livello nazionale e anche locale, con l'ARCI sia a livello nazionale che locale, con l'Associazione degli Scout. Noi facciamo campi estivi anziani e giovani in due punti del territorio veneto, ad Erbè, Verona, e a Campolungo Maggiore qui a Venezia, ma la cosa positiva, oltre al rapporto intergenerazionale, è che c'è il rapporto nord-sud, cioè noi andiamo a prestare in altri tre campi, per esempio come Veneto nel sud, uno in Campania e due in Calabria. E quindi viviamo anche, cioè respiriamo l'atmosfera che c'è in quei territori. Quindi, insomma, mi pare un punto estremamente importante. Sono un centinaio di anziani che vengono coinvolti come SPI CGIL del Veneto e che lavorano sia qua nei nostri due che nei territori del sud, e circa 200 giovani, insomma, che si turnano in queste attività. Danilo Toccane, segretario regionale SPI CGIL del Veneto, edizione 2015 dei campi antimafie. Com'è andata? È andata bene. Noi abbiamo partecipato a 10 campi, due giù in Calabria, tre in Campania, due nel nostro Veneto e a Corleone in Sicilia. Nel corso di questi 10 campi, che hanno impegnato la nostra struttura per l'intera estate, noi abbiamo incontrato oltre 250 giovani e sono stati impegnati oltre 70 anziani. Mi lasci dire prevalentemente donne, perché le donne hanno dimostrato una grande disponibilità, una grande duttilità e un grande impegno per la conduzione dei campi, nell'espletare quello che è il lavoro che noi ci siamo scelti come pensionati.
Noi nei campi svolgiamo un lavoro manuale all'interno delle cucine, non facciamo le pulizie perché questo lo lasciamo ai ragazzi, ai studenti. Noi però tentiamo di svolgere anche un ruolo di stimolo, un ruolo di educazione alla legalità. Tant'è vero che pratichiamo il nostro impegno nel corso dei pomeriggi e delle sere per raccontare le nostre storie, di quando eravamo giovani, di quando eravamo lavoratori, impiegati, operai, di quando abbiamo vissuto il sindacato come lavoratori attivi o magari come delegati o rappresentanti delle RSU. Noi vediamo che questa trasmissione di storia, di valori da parte dei nostri giovani c'è un grande apprezzamento, proprio perché noi siamo convinti che bisogna combattere l'illegalità, combattere la mafia, ma bisogna insistere molto sulla educazione alla legalità. Questo ci pare il punto centrale dell'iniziativa e la ragione per la quale noi nel corso dell'inverno andremo in tanti istituti scolastici del nostro Veneto. Fabio Malaspina, segretario generale del SILP Veneto. Al di là dei luoghi comuni, bisogna purtroppo aprire gli occhi su una realtà. Le mafie sono cambiate, si sono evolute, si sono espanse, sono arrivate già da un certo tempo anche nella nostra regione, in Veneto, ma non solo. Quali sono, cosa sono le mafie oggi? Beh sì, allora sicuramente le mafie tradizionalmente intese sono presenti nel Veneto in maniera non uniforme e non tutte alla stessa maniera, alla stessa forza, con la stessa forza di penetrazione. Abbiamo sicuramente negli anni, ma parliamo ormai di 20-30 anni, quindi non stiamo parlando di fenomeni dell'ultimo momento, registriamo presenze sia della mafia siciliana, della camorra napoletana o comunque campana e dell'andrangheta. Nel territorio regionale queste presenze sono assolutamente diversificate, non si può parlare di una presenza che copre l'intero territorio da parte di tutte, assolutamente no. Abbiamo presenze significative in provincia di Verona, ma anche questi ormai sono dati storici che vengono aggiornati con l'attività di indagine di questi anni, la magistratura, forze dell'ordine conducono. Abbiamo sicuramente avuto ed abbiamo tuttora fenomeni in presenza della camorra, anche qui in maniera assolutamente diversificata sul territorio e attivi in molti settori. Non dobbiamo mai dimenticare, anche se anche questo è diventato storia, ma ha comunque ancora dei residui di attualità, che comunque il Veneto si caratterizza per essere l'unica regione non meridionale e in cui è nata, proliferata e per fortuna terminata la propria forza un'associazione di stampo mafioso qual era la Mara del Brenta. Oggi assistiamo, nonostante gli anni siano passati e siano diventati sostanzialmente tutti dei sessantenni, abbiamo ancora personaggi in attività. Da ultimo, pochi giorni fa, è capitato una rapina, un tentativo di rapina che ha riportato alla ribalta delle cronache personaggi che speravamo fossero si potessero dimenticare in questo senso, e quindi sì, il problema nel Veneto è assolutamente presente e pericoloso. È altrettanto vero, va detto, non con l'intensità e con la forza con la quale si presentano in altre regioni italiane, tanto per citare la Lombardia piuttosto che il Piemonte, la Liguria. Il Veneto non è ancora a quei livelli e speriamo di non arrivarci mai. Le ragioni sono di mille motivi, storiche e quant'altro, insediamento di popolazioni legate all'industrializzazione degli anni passati. Il Veneto ancora non ha conosciuto ad oggi nemmeno un comune sciolto per mafia, a differenza invece di quello che è accaduto in altre regioni. Quindi sicuramente possiamo dire che la situazione è seria, va presa con molta attenzione da parte delle forze dell'ordine e della magistratura, e su questo mi sento di dire che il nostro impegno è forte.
manca magari un po' di convinzione e di impegno maggiore da parte delle istituzioni politiche regionali e non solo. E poi però non posso esimermi dal fare una sottolineatura per quanto riguarda la categoria di lavoratori, ovvero c'è una grande contraddizione tra ciò che si dice e ciò che si pratica da parte della politica, intesa nel senso più ampio, perché contrasto alle mafie, ma anche contrasto alla criminalità comune, contrasto al degrado, contrasto a tutti i fenomeni degenerativi non possono non prevedere investimenti certamente mirati, certamente intelligenti, non a pioggia, ma ecco, di tutto questo di investimenti non si sente parlare, e ciò che invece è argomento di discussione negli ultimi almeno un paio d'anni, ma in realtà potremmo andare tranquillamente più indietro, sono tagli indiscriminati, non selettivi. Ci piacerebbe poter ragionare da esperti quali siamo del settore, con chi poi a Roma piuttosto che negli altri luoghi istituzionali è chiamato a prendere le decisioni, perché quello a cui stiamo assistendo è un impoverimento delle forze di polizia, delle forze di contrasto, della stessa magistratura, che va assolutamente in controtendenza rispetto a quelle che sono le esigenze del Paese. Paolo Righetti, segretario CGL del Veneto. Impegno nella legalità, nel trasmettere i valori della legalità. La CGL è attiva, come, in che termini? Sì, per la CGL l'impegno sulla legalità è una priorità assoluta, trasversale, perché la dimensione dell'illegalità, della corruzione, ha assunto un livello tale, così drammaticamente quotidiano, e che coinvolge oramai fortemente anche le nostre regioni e anche il Veneto, tale da inquinare il tessuto democratico, economico e produttivo e soprattutto lavorativo anche nella nostra regione. Dove c'è illegalità si determina concorrenza sleale, si determina soprattutto una regressione sul piano dei diritti e del lavoro fino a forme vere e proprie di sfruttamento. Le filiere più esposte sono quelle degli appalti, dei subappalti, delle esternalizzazioni, delle finte cooperative o cooperative spurie, dove si annida la pratica dell'illegalità che porta appunto a una regressione fortissima sul piano delle condizioni e dei diritti del lavoro. Noi interveniamo a tutti i livelli, promuovendo protocolli e accordi sia a livello confederale sia a livello di categoria, dal livello nazionale a quello regionale a quello provinciale. Purtroppo registriamo spesso uno scarto fra i tanti protocolli che sottoscriviamo e la loro attuazione concreta, sia a livello istituzionale sia quando riusciamo a farli con le controparti datoriali. La nostra azione si muove a tutto campo, abbiamo promosso e partecipato alle iniziative e alle campagne nazionali, dal viaggio della legalità che abbiamo fatto come CGL alla partecipazione alla carovana antimafia, tutte iniziative per sensibilizzare e riattualizzare l'attenzione e la necessità di intervento sul piano della legalità. Significa proporre interventi concreti, modificare la legge sugli appalti che oggi è in discussione in Parlamento, portare a compimento sempre a livello parlamentare la legge sul riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, di cui siamo stati promotori con la campagna Riattiva il Lavoro. Significa dare attuazioni alle leggi regionali sulla legalità e ai tanti protocolli che abbiamo sottoscritto. Significa anche da parte nostra una maggiore attenzione sulla contrattazione inclusiva e sulla contrattazione a livello territoriale e a livello sociale. Serve anche una campagna di culturale, perché molto spesso c'è un'insofferenza diffusa a rispetto delle regole, a rispetto delle leggi, a rispetto del sistema fiscale, che viene vissuto come oppressivo. Dobbiamo invertire questa logica, che è anche una logica che sta assumendo una dimensione culturale notevole anche nel nostro territorio, alimentato strumentalmente anche sul piano di qualche rappresentanza politica, ma per trasmettere l'importanza di una lotta vera alla legalità, perché da una lotta alla legalità vera e dal contrasto alla legalità passa la possibilità di costruire un tessuto economico produttivo democratico, equo e a condizioni dignitose per tutti quanti. Nello Zerillo, presidente associazione Nero e non solo, associazione assegnataria dei beni, dove l'ospizio è impegnato insieme ad altre associazioni per il recupero con i giovani.
In che condizioni versano questi beni? Cosa avete avuto in mano e come l'avete riportato? È un'esperienza che dura dal 2011, quando ci sono stati consegnati i beni dopo aver partecipato a un bando pubblico, perché nella provincia di Caserta abbiamo ottenuto questo bene partecipando a un bando pubblico. Il bene era completamente abbandonato, si parla di terreni, principalmente di terreni, e su questi stiamo cominciando a fare delle attività agricole. In questi ultimi anni abbiamo realizzato delle produzioni di grano e stiamo adesso immaginando le nuove produzioni che si possano realizzare attraverso l'impegno anche che viene da quello dei campi, dove giovani e diversamente giovani dello SPI vengono ogni estate a darci una mano e sono vicini nel tutto il periodo che ci vede impegnati. La presenza dei campi, la presenza dei giovani, la presenza dei compagni dello SPI è stata molto importante perché ha dato quella credibilità al nostro agire, che su un territorio complesso come quello della provincia di Caserta ha necessità per poter essere riconosciuto l'impegno e l'attività che noi cerchiamo di portare avanti. Per le produzioni per i quali non abbiamo grandi capitali, noi ci rivolgiamo principalmente a controterzisti. Prima dell'inizio dei campi, prima dell'arrivo di volontari provenienti da diverse parti d'Italia, era difficile trovare persone disponibili a darci una mano, anche se in quei territori, data la lungaggine per cui tra il sequestro, la confisca e l'assegnazione passano anche 10-15 anni, sono in particolare nel territorio di Santa Maria La Fossa, dove noi abbiamo questo terreno che gestiamo, è praticamente da una decina d'anni, anche di più, una quindicina d'anni, che la presenza camorristica non è così più evidente, o comunque i terreni sono liberati in qualche modo da questa oppressione, però c'era timore, no, della popolazione civile o dei controterzisti a impegnarsi su questi territori. Vedendo che c'è un impegno nostro, di persone che vengono da diverse parti d'Italia, il fatto che ci sia stata una reazione anche delle istituzioni a livello locale, quindi non solo la repressione ma anche appunto un impegno, questo sta portando a dei cambiamenti. I processi sono lunghi, bisogna accompagnarli, e l'impegno e la mia presenza qui oggi a questo incontro dello SPI è quello appunto di rilanciare sempre di più la partecipazione e l'impegno che sia portato avanti nel tempo. Per i veri cambiamenti ci vuole tempo, del resto non ci occupiamo di riportare alla legalità un territorio complesso, per cui voglio dire, la camorra e le altre mafie non scherzano, bisogna impegnarsi veramente perché questo si possa realizzare. Lucia Rossi, segretaria SPI nazionale. Abbiamo visto quanto è stato fatto, quanto si fa, il coinvolgimento dei giovani, delle associazioni, degli anziani che si prodigano per trasmettere i valori della legalità e per valorizzare questi beni appartenuti alle mafie. Da qua in avanti, che cosa pensate ancora di organizzare sempre a livello nazionale, coinvolgendo chi? Beh, intanto proseguiamo in questo lavoro che ormai dallo SPI nazionale, dall'Osservatorio nazionale è significativo, questo impegno nei campi della legalità, nei campi di volontariato, sui beni e sui terreni confiscati alle mafie, alle diverse mafie tra l'altro, perché non ce n'è solo una nel nostro paese purtroppo tra l'altro, e proseguiamo in questo impegno, proseguiremo nel rapporto tra le diverse generazioni, tra gli anziani che partecipano come volontari ai campi e i ragazzi e le ragazze che partecipano allo stesso modo come volontari nei campi. Questo per noi significa dare concretezza all'idea di legalità, di cultura della legalità che vorremmo trasmettere attraverso la nostra esperienza alle giovani generazioni. In più tenteremo di allargare sempre di più l'impegno con le scuole, l'impegno di partecipare attivamente nel rapporto con gli studenti e con le studentesse, soprattutto nelle scuole superiori, nelle scuole medie superiori, perché questo ci consente di costruire questa alleanza, questa trasmissione di valori, di ideali, che può in qualche modo generare una proficua collaborazione, ma soprattutto una relazione che consente anche ai giovani di capire quali sono
sono i valori che hanno costituito e costituiscono ancora oggi l'ossatura dello SPI CGIL e della CGIL tutta. Io credo che questo sia fondamentale. Poi proseguiremo nella campagna di informazione e di comunicazione nel rapporto con i giovani e non solo, perché questa campagna di informazione e di comunicazione ci consente di andare molto all'esterno e di valorizzare il lavoro che tanti volontari e tante volontarie dello SPI stanno costruendo, stanno determinando in questo impegno proficuo nei campi e per la legalità. E sempre sul tema della legalità, noi vorremmo costruire iniziative che tenessero in conto della memoria di quello che è stato, di ciò che è stato, di quello che siamo stati noi e soprattutto degli appuntamenti della storia che hanno in qualche modo avuto una valenza importantissima, perché questa relazione tra la memoria e l'impegno quotidiano, ovviamente quello odierno, può in qualche modo favorire una nuova coscienza. Noi diciamo anche una coscienza di classe, ma in questo momento parlare di coscienza di classe diventa un po' ambizioso, però vorremmo rideterminare le condizioni perché attraverso la discussione si in qualche modo rielabori una coscienza che pone la legalità e altri valori alla base della nostra convivenza civile. Jacopo Buffolo, Rete Studenti Medi del Veneto. Partecipare a iniziative di questo tipo, per voi giovani, che cosa vuol dire? Che cosa vi ha trasmesso? Che sensazioni avete provato? Cosa puoi comunicare ai tuoi coetanei? Sicuramente una cosa molto importante, perché spesso oggi nelle scuole non si parla di legalità, se non appunto in spazi creati con percorsi come dai campi alla scuola, in cui una rete di associazioni che lavorano d'estate nei campi della legalità durante l'anno scolastico sono nelle scuole in prima linea per parlare del concetto di legalità e soprattutto nella nostra regione che è il Veneto, per mostrare come riconoscere i fenomeni mafiosi, perché noi spesso quando parliamo con gli studenti di mafia, di antimafia, si pensa al 92, a Falcone, a Borsellino, però non ci si interroga su cos'è la mafia al nord e cos'è la mafia nella nostra regione, anzi spesso si ha anche la difficoltà a riconoscerla, perché qua la mafia investe nelle aziende in difficoltà, si comporta in altre maniere, non ci troviamo le guerre di mafia come sono in corso invece in questo momento a Napoli, ad esempio, dove appunto gli studenti poi riescono ad avere una presa di coscienza differente, probabilmente anche maggiore rispetto a quello che invece riusciamo a fare qua. Quindi sicuramente un'esperienza molto forte e importante. C'è grande partecipazione, c'è voglia di essere parte di questo gruppo che si sveglia, tra virgolette, o c'è paura o titubanza o addirittura pigrizia? E spesso nella nostra società e spesso i giovani si trovano oggi, credo, in un clima spesso di disillusione e anche talvolta di paura nel sentirsi soli. Però grazie all'attività nei campi, soprattutto, ma anche poi nelle scuole, c'è un risveglio di coscienza, io credo che ci sia e che sia una cosa positiva. Quindi i giovani non vivono in altri mondi? No, vivono in questo e hanno solo talvolta paura di mettersi in gioco, ma se gli si dà la possibilità lo fanno. Quindi vanno coinvolti? Certamente. Salvatore Mazza, segretario generale Scuola, Università e Ricerca Regione del Veneto. Questa esperienza nei campi sottratti, nei beni sottratti alle mafie e recuperati, rimessi in uso, che valenza viene ad avere a livello educativo e formativo per i giovani? È una valenza molto forte. Le immagini che in circa 40 istituti del Veneto noi abbiamo tentato di costruire dei progetti della legalità proprio per permettere ai ragazzi di discutere del concetto stesso di legalità, di comportamenti da tenere, di ruoli da portare avanti nella società per permettere a tutti di avere gli stessi diritti. È un progetto molto impegnativo perché ci obbliga a discutere di temi che sono di stretta attualità, drammaticamente di stretta attualità anche nel nostro Veneto.
È più difficile nel sud rispetto che nel nord? C'è maggior distacco al nord e più coinvolgimento al sud? Che sensazione ha? No, l'impressione che ho è che qui ci sia una sorta di grande novità, cioè che queste esperienze non erano delle esperienze tipiche delle regioni del nord. Ahimè, questi ultimi anni ci hanno però dimostrato che la mafia, quando decide di espandersi, mette le mani in posti dove c'è ricchezza, dove c'è la possibilità di poter attecchire. E il problema nostro da educatore è proprio di questo, è quello di trasmettere alle nuove generazioni un modus vivendi che dica loro che si può restare fedeli alla propria linea, al proprio orientamento, diciamo, di essere ossequiosi del rispetto delle leggi, perché questo è un utile vantaggio per la società. Allora, rieccoci qua in studio con il nostro ospite, noi riprendiamo, tiriamo le conclusioni, ma dopo la pubblicità.